Ciao a tutti. Io mi chiamo Ezio e fino a 2 anni e mezzo fa facevo il pianista bar. L'ho fatto per 30 anni. Adesso sopravvivo con lavoretti aleatori e sono un indignato anch'io. Non so se mi toccherà una pensione, perché col lavoro che facevo chi pretendeva i contributi non lavorava. Ho quasi 60 anni, per cui si potrebbe pensare che non abbia un granché da perdere ormai, no? Difatti questa rivoluzione non è tanto mia quanto vostra. Ma essere coinvolti dall'umanità e i suoi appelli non è una cosa che ha un'età per essere messa in pratica e io non faccio eccezione. Quindi quanti di voi hanno 30 anni o meno? Ecco, è a voi che la crisi toccherà maggiormente. Perché dico questo? È più semplice di quanto crediate. Il petrolio sta finendo. Da quando? Nell'anno 2005 abbiamo toccato il picco di estrazione. E da allora siamo sulla china della discesa, inevitabilmente. Chiaramente da quella data in poi sarà sempre più costoso estrarlo e quando non converrà più, significa che bisognerà investire più energia nell'estrazione di quella producibile dal prodotto estratto, quindi è un bel match. Io sabato scorso, non ieri, sabato 15, ero qui in Piazza Duomo e mostravo alcuni cartelli che avevo stampato a casa. Prendiamo il primo. Diceva crescita economica uguale aquiloni per boccaloni. Perché la crescita economica sono aquiloni che volano solo per i boccaloni? Semplice, abbiamo detto che il petrolio sta finendo, sappiamo quando, non esattamente perché i calcoli precisi, anche se ci sono, vengono tenuti segreti da chi ci tiene per le palle, signori. Ma noi abbiamo comunque una stima approssimativa con un margine di errore di circa 5 anni, e cioè tra 10-15 anni il petrolio sarà finito. E se qualcuno non si è ancora fatto un'idea di ciò che significa questo, vada a dare un'occhiata sul sito flightradar24.com per vedere quanti aerei ci volano sulla testa 24 ore su 24. Tutti questi aerei, tra una quindicina d'anni, saranno a terra, non potranno più muoversi, non saranno più in grado di volare. Tutte le auto a benzina saranno ferme per strada a prendere solo la ruggine. Perché nessuno si potrà più permettere di comprare la benzina a 50-60 euro al litro. E forse non si troverà nemmeno a quel prezzo. L'impatto di tutto questo sull'economia sarà un disastro. Ecco perché cercano di farcirvi la testa con la crescita economica. La crescita economica è un'utopia, signori. Non può esistere, perché in un clima dove non si possono movimentare i beni, le economie tenderanno sempre di più a diventare locali. Non potremo più comprare le fragole dalla Spagna e altre primizie fuori stagione perché non ci sarà più nessun aereo che ce le porterà nel nostro paese. L'economia poteva dirsi in crescita 70-80 anni fa, con l'avvento della rivoluzione industriale e quella del petrolio. La crescita economica vera e propria l'hanno vissuta i Rockefeller, i Morgan, i Dupont, i Carnegie, i Harriman, i Murdoch. Noi adesso, da poveri illusi, stiamo raccogliendo i cocci di quella crescita economica. Un'altra ragione per la quale la crescita economica è impossibile, vorrei citare una frase che ho trovato in un libro di Walter Graziani. Sembra un nome italiano, ma non lo è. Difatti è un economista argentino. È stato funzionario del Banco Centrale Argentino e consulente economico ed è anche autore di Storia de dos Hiperinflaciones del 1990 e Las Siete Plagas dell'Argentina, Le Sette Piaghe dell'Argentina del 2001, libro nel quale veniva preannunciata la catastrofe economica del paese. Poi nel 2004 ha scritto Hitler ha vinto la guerra, chiaramente un titolo che voleva essere provocatorio, che è stato un bestseller in Sud America. E dal quale traggo questa citazione. Non si può soffiare in un pallone all'infinito senza aspettarsi
da un momento all'altro che questo scoppi. L'avidità dei mercati finanziari incontrerà presto il suo punto di saturazione, perché si dovrà scontrare con la spietata macchina che loro stessi hanno messo in moto, le leggi di mercato. Ecco perché l'economia di oggi non ha bisogno di crescita, ma piuttosto ha bisogno di una sua omeostasi, di un suo equilibrio. E quando i politici e gli economici di oggi parlano di crescita economica, generalmente si riferiscono alle loro tasche, signori. Perché una crescita in quel senso è solo volta a far arricchire ulteriormente i più ricchi e a depredare ulteriormente i più poveri, ipotecando anche le risorse delle prossime generazioni. Ma quello che fatica a entrare loro in testa è che molto presto esauriranno delle risorse che, per quanto la terra sia grande e generosa, non ci saranno più, perché saranno esaurite. La totale mancanza di rispetto per il nostro, nonché il loro pianeta, ci porterà tutti alla rovina se non li fermiamo in tempo. Ecco perché la crescita economica è una cosa a cui non dovete credere assolutamente. Sarà invece da frenare se vogliamo una speranza, se vogliamo sopravvivere dignitosamente nei prossimi anni. Una speranza però ce l'abbiamo. Fortuna vuole che la tecnologia, forse anche un po' figlia di quella crescita economica del passato, si è evoluta notevolmente, e questo ci dà buone ragioni di credere che un futuro lo possiamo recuperare se questi signori, parlo sempre di quell'1% che detiene il 50% delle risorse terrene, comprese le multinazionali, si degnano di darci ascolto una buona volta per tutte. E con questo vengo al secondo cartello che brandivo sabato, e cioè criminalizziamo l'avidità e la speculazione. Questi signori, dicevo, non si rendono conto di quanto deleteria sia la loro frenetica mania di accumulare, di accaparrare, di incettare beni di ogni genere senza distinzione alcuna. Non si rendono conto che, per quanto vorrebbero ardentemente, non riusciranno a portare con sé tutta sta roba una volta che muoiono. E che gli servirà mai? Quando hanno accumulato tanta fortuna da poter garantire ai loro figli non una, ma 100 vite da nababbi, senza tra l'altro sapere né avere alcuna garanzia che magari i loro figli ne faranno buon uso, senza nemmeno pensare che forse i loro figli hanno una testa loro e magari hanno tutt'altre aspirazioni. Dove vorranno arrivare mai? E una volta arrivati, che cosa succederà loro? Forse vi sorprenderà sentire che molti di questi figli tentano il suicidio già da adolescenti. È triste da sentirsi, ma è così. Scusatemi se mi avvalgo di un'altra citazione che rende bene l'idea di quello che voglio dirvi, ed è del Dalai Lama. Quando al Dalai Lama fu chiesto cosa lo sorprendesse di più sull'umanità, lui rispose: l'uomo. Perché sacrifica la sua salute per far soldi, poi sacrifica i soldi per recuperare la salute, poi è così ansioso riguardo al futuro da non riuscire a godersi il presente. Ne risulta il fatto che non vive né nel presente né nel futuro. E così vive come se non dovesse mai morire, e muore senza aver mai vissuto. Lo so, le citazioni, appunto perché tali, non sono farina del mio sacco, ma c'è un sacco comune, grande abbastanza, dal quale possiamo attingere tutti quanti senza per questo sentirci ladri, ed è il buon senso. Allora direi a questi malati di mente di darsi una guardatina dentro, per cominciare a capire che tutto quello che accumulano oltre le loro necessità primarie è pane che rubano dalla bocca a qualcun altro che dall'altra parte del mondo sta morendo di fame, per quanto gliene possa fregare. Mi ricordo qualche mese fa vidi un film documentario, era Zeitgeist Moving Forward, era in inglese ma lo trovate anche sottotitolato in italiano su YouTube. C'era una storia nell'introduzione che mi ha colpito, e mi ha colpito così tanto che le ho trovato anche un seguito. La storia diceva: mia nonna era una persona meravigliosa,
mi insegnò a giocare a Monopoli. Aveva capito che lo scopo del gioco era acquisire quanto più possibile. Accumulavo tutto quello che poteva e alla fine diventava la padrona del tabellone. E poi mi diceva sempre la stessa cosa mia nonna. Mi guardava e diceva: un giorno imparerai anche tu a giocare. Un'estate giocai a Monopoli quasi ogni giorno, per tutto il giorno, e quell'estate imparai a giocare. Arrivai a capire che l'unico modo per vincere è dedicarsi esclusivamente all'acquisizione. Arrivai a capire che i soldi e i possedimenti sono l'unico modo per fare punti. Alla fine di quell'estate ero diventato ancora più spietato di mia nonna. Ero pronto a barare pur di vincere, e quell'autunno mi sedetti a giocare con lei. Le presi tutto ciò che aveva, la guardai cedere il suo ultimo dollaro e lasciare il gioco sconfitta. E aveva un'altra cosa da insegnarmi mia nonna. Disse: ora che tutto torna nella scatola, tutte quelle case, hotel, ferrovie, società di servizi, tutte quelle proprietà, tutto quel magnifico denaro, ora torna tutto nella scatola. Niente di tutto ciò era realmente tuo. Ti eri agitato tutto per un attimo, ma tutto questo era molto tempo prima che tu giocassi, era ancora qui e sarà qui anche dopo che te ne andrai. I giocatori vanno e vengono, case, automobili, titoli, vestiti, perfino il tuo corpo. Il fatto è che tutto ciò che afferro, consumo e accumulo tornerà nella scatola e perderò tutto. Quindi ti devi chiedere, una volta che finalmente ottieni l'ennesima promozione, una volta fatto l'ennesimo acquisto, una volta comprata l'ennesima casa, una volta raggiunta la sicurezza finanziaria e scalata alla cima del successo, fino al punto più alto che puoi raggiungere, e l'ebbrezza scompare, perché scomparirà, e poi, per quanto dovrai percorrere questa strada prima di vedere dove porta? Quindi sicuramente capisci che non sarà mai abbastanza. Quindi ti devi porre la domanda: cos'è davvero importante? Il mio seguito di questa storia fu questo. Vi ricordate della storia di mia nonna che mi insegnò a giocare a Monopoli, che poi mi insegnò quell'altra gran cosa, cioè che una volta finito il gioco tutto deve ritornare nella scatola? Il tabellone, il denaro, le azioni, le proprietà, i palazzi. Come se tutto fosse stato tuo, nelle tue mani, per un soffio, un attimo fuggente. Qualcosa che non puoi né tenere né trattenere, perché un giorno anche tu te ne andrai. E il gioco finirà anche per te. E a pensarci bene, ha dell'assurdo perfino il solo pensiero di potersi portare qualcuna di queste cose anche tutte insieme con te nel tuo ultimo viaggio. Tanto assurdo quanto pensare che una volta finita una partita di Monopoli, per paura di separarsi dai propri possedimenti, aver voglia di farsi piccolo piccolo per entrare nella scatola del Monopoli stesso. Immaginando questi pensieri, ancora un po' mi sfuggiva che quando sono nato, anzi, non ero ancora nato, e a questo mondo c'era già chi aveva piantato la sua bandierina, dicendo: no, tu qui non puoi stare, perché sono arrivato prima io. Ma prima di che, o di che cosa, o di chi? Mi si è fatto notare i miei debiti e doveri prima ancora di dirmi che nasco con dei diritti. Se l'universo esiste ed ha generato questo pianeta, la Terra, perché potessimo viverci felici, perché qualcuno che stravive senza far niente, solo in virtù del suo lignaggio o del suo cognome, si può permettere di dirmi che devo scoppiare per raccogliere le sue briciole? Nessuno mi ha mai mandato bollette da pagare per la terra che occupo, l'aria che respiro e l'acqua che bevo. Credo che qualcuno prima di loro c'era e sarebbe più qualificato di chiunque altro per dire: qui c'ero prima io. Questo schifo deve finire. E per finire, gli ultimi cartelli di sabato dicevano: basta con la legge del Menga, basta con l'usurocrazia bancaria, i politici non sono la soluzione, sono solo parte del problema. Certo non ce ne rendiamo conto, ma l'impero monetario che da 300 anni in qua è stato messo in piedi dai Rothschild ha schiavizzato l'umanità.